sto bene, la tua gioia mi avvolge, è viva dentro di me, e nel tuo amor trovo quello che voglio, mai ti lascerò. Sempre!
Vogliamo continuare ad adorarti, Signore. Vogliamo continuare ad adorarti, Signore. Alleluia. Alleluia. Shaka Baba. Alleluia. Mai più indietro io ritornerò. Adesso che insieme. Vieni, mostrati, voglio incontrarti, ho bisogno di te. Non mi muoverò fino a che tu non mi benedirai. Lui è fedele, nemmeno un istante si è allontanato da noi. Amen.
mostrati, vieni mostrati, voglio incontrarti, ho bisogno di te. Io non mi muoverò, non mi muoverò, fino a che tu non mi benedirai. Ci vogliamo muovere da qui, Signore, vogliamo stare alla tua presenza. Vogliamo ascoltare la tua voce, quello che tu hai da dire ai nostri cuori in questa sera. Alleluia, vogliamo cantarlo ancora una volta. Vieni e mostrati. So che mi risponderai.
desiderando il cuore tuo. Tu mi risponderai, io so che mi risponderai, io so bramando te, io so bramando te, desiderando, desiderando il cuore tuo. So che mi risponderai. Sto bramando te, Signore. Sto bramando te. Ti desidero con tutto il cuore. Il cuore tuo. Tu mi risponderai. E so che mi risponderai. Io sto bramando te. Io sto bramando te, desiderando, desiderando il cuore tuo. Tu mi risponderai, io so che mi risponderai. Posso stare senza di te, perché non posso fare a meno della tua presenza, e riconosco che sei vita per me. Sto cercando il volto tuo. Alleluia. Grazie Signore per il cielo aperto questa sera sulla tua chiesa. Grazie Signore perché l'atmosfera del cielo si materializza qui in mezzo a noi. E come è in cielo, Signore, è qui sulla terra, Signore. Quello che avviene in cielo, quello che tu hai decretato in cielo, Signore, si manifesta qui sulla terra. E tu lo puoi credere questa sera. Allora di amen, alleluia. E tu lo puoi credere. Allora da gloria al Signore. Tu lo puoi credere questa sera? Allora fai un po' di rumore, alleluia, alleluia, alleluia.
caloroso benvenuto a tutti quanti. Vogliamo salutare due o tre persone che sono intorno a noi. Diciamogli che quanto sei bello questa sera, è bello che sei qui. Ovviamente sei una donna, ditegli bella, eh. Volevo salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta. Dio vi benedica. C'è una lancia di fuoco che sta per arrivare sulla tua vita, quindi rimani collegato. Intanto che riprendiamo tutti quanti i posti, volevo sapere se ci sono in mezzo a noi persone che sono qui per la prima volta, in visita, perché per noi è una grande gioia avere ospiti, avere persone che vengono a vedere quello che facciamo, ma soprattutto quello che Dio sta facendo in mezzo a noi. E quindi se sei qui per la prima volta o magari tu hai portato un amico, ti chiediamo di essere coraggioso e di alzare la mano, così che queste due ragazze ti possano consegnare un piccolo regalino. Sono persone qui per la prima volta, ecco, facciamo un applauso a questa splendida signora. C'è anche un altro ragazzo qui, grazie per essere, Dio vi benedica, tornate a trovarci, sentitevi a casa. E vogliamo adesso tutti quanti concentrarsi e guardare lo schermo che è qui dietro. Voglio annunciarvi una conferenza straordinaria a Pasqua 2020. Russell Evans da Planet Shakers sarà con noi. Wave Conference, 11-13 aprile a Roma. Lo Spirito Santo sta per mandare un'ondata sull'Italia. Registrati subito sul sito equippers.it. Wow, avete sentito bene, ad aprile per Pasqua non prendete impegni perché avremo il pastore Russell Evans, fondatore del movimento Planet Shakers. Se non sapete chi è, significa che siete rimasti un po' indietro con quello che Dio sta facendo nel mondo, quindi andate su Google e controllate chi è. E pensate, questo pastore quest'estate, quando eravamo in Nuova Zelanda, ha chiamato sul palco mio fratello e ha detto: Dio farà grandi cose a Roma. E anche lui ne vuole essere parte, ecco perché viene da noi. Quindi è veramente una grande benedizione, un grande privilegio. Ti consiglio di prendere il biglietto da subito, perché quando la sala sarà piena, per ragioni di sicurezza, dovremo chiudere. Quindi non facciamo i soliti italiani, ci siamo un po' tutti diventando un po' più internazionali. Facciamolo anche con l'acquisto dei biglietti, va bene? Ah, a proposito, lo devo prendere pure io, non mi devo dimenticare. Vogliamo alzarci tutti quanti in piedi e accogliere il pastore Francesco che ci ministrerà la parola con un forte applauso. Grazie. Mentre siamo in piedi, vogliamo fare un attimo una preghiera di ringraziamento al Signore. Stamattina abbiamo ascoltato una testimonianza a Roma di un ragazzo a cui avevano diagnosticato una sclerosi multipla che il Signore ha guarito. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore, alziamo le nostre mani. Papà, noi come Chiesa ti magnifichiamo. Gesù, tu sei veramente il Signore della nostra vita, della nostra casa, Chiesa, siete con me, della nostra famiglia. Tutto ciò che tu vuoi dalla nostra vita, noi siamo disposti ad obbedirti, perché noi sappiamo, Signore, che una vita data, usata, sarà da te, Signore. E noi dichiariamo, dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest, angeli di Dio che vengono e che portano nella tua casa, ai tuoi figli,
tesori, nuovi organi per chi ha bisogno di un nuovo organo, nuova economia per chi ha bisogno, Signore, di un tocco nell'economia, Signore, nuove relazioni o nuovo amore nelle relazioni, papà, nuove relazioni con i figli, con i mariti, mogli, genitore, Padre, che sia rilasciato un'onda di risveglio sulla nostra chiesa, sulla nostra casa e sulla nostra chiamata, che non è solo per Fiumicino, Roma, ma è per l'Italia e le nazioni intere. Se lo credi, manda un forte grido di giubilo al Signore, che se lo merita. Amen. Grazie ragazzi, facciamo un bel applauso ai ragazzi mentre prendono posto. Accomodatevi pure. Wow, come potete vedere stiamo migliorando tantissimo la sala. Qui voglio ringraziare, vogliamo fare un applauso a tutti i ragazzi che lavorano durante la settimana. Ogni settimana un progresso, ogni settimana un passo in avanti. Siamo grati a Dio, sono grato a Dio per loro, per tutti quelli che lavorano nell'opera di Dio. E poi sono grato a Dio per ognuno di voi che crede nell'opera, che è fedele nella decima, che è fedele nelle offerte. Non sarebbe possibile tutto questo se non fosse per l'impegno di ognuno di voi. Fatevi un bel applauso, dai. Stamattina abbiamo parlato di come poter crescere o far crescere l'unzione di Dio sulla nostra vita. Dio vuole accrescere l'unzione di Dio sulla vita di ognuno di noi. Siete d'accordo con me? Dio vuole accrescere il livello di unzione sulla nostra vita, perché unzione è investitura soprannaturale. In altre parole, l'unzione è come un giacchetto, è come un cappotto. Infatti nell'Antico Testamento veniva anche chiamato mantello. L'unzione è come un mantello che Dio mette su un uomo o su una donna per fargli fare cose soprannaturali o in modo soprannaturale. Possa avere un amen? Dio vuole rivestire ognuno di noi di Dio vuole rivestire me. Ancora una volta, Dio vuole rivestire ognuno di noi con un mantello soprannaturale. Sapete, i re erano riconosciuti dal mantello che indossavano. Le persone che Dio ha usato nella scrittura, i profeti come Giovanni Battista, come Elia, erano riconosciuti dal mantello che indossavano. Per favore, un po' d'attenzione. Erano riconosciuti dal mantello che indossavano. Il mantello fisico rappresentava anche qualcosa di spirituale. Tutto ciò che Dio fa nello spirito molto spesso somiglia a qualcosa che noi vediamo anche nel naturale, perché tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che è nel visibile, è prima nato nell'invisibile di Dio. E se noi vogliamo crescere nelle cose di Dio, ma se vogliamo anche crescere nella nostra vita, perché uno quando pensa alle cose di Dio pensa spesso solo alla Chiesa, pensa alla missione della Chiesa, gloria a Dio per la Chiesa, gloria a Dio per la missione della Chiesa, ma Dio vuole intervenire il lunedì nella tua vita, Dio vuole intervenire il martedì nella tua vita, Dio vuole uscire con te il mercoledì, Dio vuole fare miracoli con te il giovedì. Dio vuole stravolgere il tuo venerdì, il tuo sabato, e poi la domenica tutti insieme ci vediamo e festeggiamo e celebriamo quello che di grande Dio ha fatto. Ma la religione e la forma di chiesa che negli anni, nei secoli, si è andata a formare, ha nascosto questo, ha mostrato Dio come... E il suo manifestarsi relegato a un momento specifico nel tempio o alla domenica o in un momento dove siamo perfetti, dove siamo in preghiera o dove siamo degni.
Ma se voi immaginate e guardate la vita di Gesù nei quattro Vangeli, tutti i miracoli che Gesù ha fatto al 90% sono avvenuti per strada. O nelle case. Raramente avvenivano miracoli nel Tempio. Quelle poche volte che sono avvenuti lo hanno perseguitato. E o perché non era il giorno giusto, dice è sabato, o perché non era il posto giusto. Ma mentre andava a casa di Iario, una donna, Marco capitolo 5 verso 25, lo toccò, toccò il lembo della sua veste, malata da 12 anni, fu istantaneamente guarita. Mentre predicava un messaggio in una casa, calarono un paralitico dal tetto, quell'uomo camminò quel giorno con le sue gambe, tornò a casa. Mentre andava da qualche parte, un centurione gli disse: il mio servo giace malato a letto, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. I miracoli sono la pubblicità del Vangelo. La pubblicità non la fai in chiesa, la pubblicità la fai di fuori. I miracoli, i doni dello Spirito che sono miracolosi, i carisma dello Spirito, le manifestazioni, parole profetiche, parole di conoscenza, parole di sapienza, doni di potenza, sono per il fuori. Dio ci ha equipaggiato e ci vuole equipaggiare per la vita, non per la Chiesa. La Chiesa è il momento dove Dio ti equipaggia per la vita. Dove non vivi come i tuoi colleghi, non vivi come le persone comuni, vivi in modo soprannaturale. Tenetevi forte, il soprannaturale per Dio è naturale. Per Dio, per il Signore, il nostro soprannaturale è il suo naturale. Noi eravamo stati creati naturalmente soprannaturali. Significa che davanti a Dio tu puoi molto di più di quello che hai capito. Davanti a Dio tu puoi molto di più di quello che hai sperimentato. Davanti a Dio c'è molto di più per te. È che noi abbiamo preso le nostre esperienze di chiesa, le nostre esperienze di vita, le nostre esperienze di cammino con il Signore, e le abbiamo fatte diventare dottrina, le abbiamo fatte diventare legge. Ma io ho imparato una cosa e voglio dirti una cosa: anche quando io non vedo al 100% quello che la Bibbia dice, quello che Dio mi promette, ancora una volta io continuerò a credere in quello che la Bibbia dice, continuerò ancora una volta a credere in quello che Dio promette. Perché non è Dio che manca la sua parola, sono io che devo crescere il mio livello di unzione, perché l'unzione, tenetevi forte, la parola di Dio corre, l'unzione scorre. L'unzione di Dio sulla tua vita sarà sempre amministrata e aumenterà in maniera come tanto quanto tu riuscirai ad accumularla, a gestirla, ad esserne fedele. Guardate questo verso insieme a me, sto prendendo la mia tangenziale, va bene? Guardate questo verso insieme a me in Proverbi 20, verso 27. Questa è una traduzione particolare che dice così: lo spirito che Dio ha respirato nell'uomo è come una lampada vivente. Una luce splendente che cerca nella camera più interna del nostro essere. Lo voglio rileggere perché è talmente bello questo verso. Lo spirito che Dio ha respirato o soffiato nell'uomo è come una lampada vivente. Cioè Dio ha acceso una lampada dentro di te, una fiamma. Una luce splendente che cerca nella camera più interna del nostro essere. Un'altra traduzione, la traduzione italiana dice: lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno. Lo spirito dell'uomo
è la lampada dell'Eterno. Significa che ogni volta che Dio ti vuole parlare, ogni volta che Dio ti vuole comunicare qualcosa, ogni volta che Dio vuole aggiungere alla tua vita, lo fa attraverso il tuo spirito. Il suo spirito che viene attraverso il tuo spirito. Infatti la Bibbia dice: lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo viene nel tuo spirito, attraverso il tuo spirito, e ti comunica le cose di Dio, ti comunica le cose da Dio, ti comunica le cose che il Signore vuole fare nella tua vita attraverso di te. Posso avere un bel amen qua? Dai, batti il 5 a qualcuno, rompiamo un po' il ghiaccio. Rompiamo il ghiaccio perché stasera ne vedremo delle belle. Noi siamo uno spirito che vive in un corpo e ha un'anima. Noi siamo uno spirito, o siamo un essere spirituale che vive in un corpo e ha un'anima. Il nostro corpo è la lampada. Lo spirito di Dio insieme al nostro spirito è la fiamma. Noi spesso lavoriamo sulla lampada. Mentre la lampada te l'ha data Dio, dove noi dobbiamo lavorare è sull'olio. Dobbiamo aggiungere olio alla nostra vita. Lo spirito dell'uomo è fatto da Dio, è nato da Dio per accumulare unzione di Dio, per accumulare presenza di Dio, per attirare presenza di Dio. Più tu diventerai come una calamita, più tu attirerai di Dio nella tua vita, più la tua vita somiglierà al progetto di Dio per te. Posso avere un amen giù in fondo? Più noi permetteremo alla parte spirituale di noi di emergere, più le cose di Dio, spirituali di Dio, influenzeranno la nostra vita, influenzeranno il nostro lunedì, il nostro martedì, il nostro mercoledì. Siete con me? Alleluia. E io non vedo l'ora di vedere che Dio, tante volte noi non vediamo l'ora di andare alla domenica in chiesa, gloria a Dio, perché noi andiamo a celebrare il Signore, ma io non vedo l'ora che arrivi il lunedì o la domenica sera per mettere in pratica quello che ho imparato in chiesa. È un modo di pensare totalmente diverso. Siete con me? Noi in chiesa ci andiamo come andiamo in una palestra. Andiamo affamati, andiamo pronti per lodare, andiamo pronti per offrire i nostri sacrifici al Signore di lode, i nostri sacrifici, il nostro tempo, le nostre offerte, le nostre decime, la nostra adorazione. Perché? Perché Lui versa il suo olio nella nostra vita. Lo provo a dire di qua. Lui versa il suo olio nella nostra vita e noi entriamo nella nostra settimana, nel nostro mondo, nella nostra vita con la fiamma accesa. Gesù ha detto: non si accende una lampada per metterla sotto il tavolo. Ascoltami amico, amica, se Dio ha acceso una fiamma sulla tua vita, forse tu non te ne sei accorto, forse tu non ci credi, ma Lui crede in te. Lui vuole metterti sopra il tavolo. Il tavolo possono rappresentare le circostanze della vita, le circostanze di ogni giorno, le sfide che tu affronti, ma ricordati, Dio ti dà autorità. Anche se il tavolo ha provato a mettersi su di te, Dio ti dà autorità di ribaltare il tavolo. Qualcuno dica gloria a Dio. Guardate questo verso insieme a me, Salmo 119. Salmo 119, verso 105. La scrittura dice così: la parola, la tua parola è una lampada al mio piè, una luce sul mio sentiero. La lampada che Dio ha messo nella tua vita, nel tuo spirito, è ciò che ti deve guidare. È dal tuo spirito che Dio ti vuole guidare. È da dentro di te che Dio ti vuole ispirare. Le scelte che tu fai non le devi fare in modo razionale, non le devi fare per quello che gli altri fanno, per come gli altri ti hanno trasmesso, o perché in chiesa si è sempre fatto così, o nella mia denominazione si è sempre fatto così. No, lo Spirito Santo vuole rinnovare il tuo uomo interiore ogni giorno.
vuole guidarti in cose nuove ogni giorno. È vero o no? Ci sono cose che si rinnovano ogni giorno per te. E mi piace perché qui dice: la tua parola è una lampada al mio piè. Non dice, vado qua su, non dice ai miei piè, dice al mio piè, perché Dio ti guiderà sempre un passo alla volta. E molte volte noi non ci muoviamo nella direzione di Dio perché non capiamo cosa Lui ci vuole far fare, ma tu non devi capire quello che Lui ti vuole far fare, non devi capire dove ti vuole portare, devi solo credere che Lui ti vuole portare da qualche parte. Lui ti fa fare il primo passo e appena tu fai il primo passo è un po' come nei videogiochi. C'è il piccolo Mario che gioca sempre a Super Mario. E quando vuoi, se vuoi accedere al secondo livello, devi prima conquistare il primo. Se vuoi accedere al terzo livello, devi conquistare il secondo. È vero o no? Man mano che tu obbedisci al Signore, man mano che Lui ti guida con la sua lampada, tu ti ritroverai a fare cose che non avevi programmato di fare. Ti ritroverai a ricevere benedizioni che non hai guadagnato, favori divini che non hai conquistato. Ti ritroverai a sperimentare cose per cui non hai lavorato, non hai faticato. Perché? Perché a Dio interessa portarti dove Lui ha programmato. E se ti troverà obbediente, se tu sarai capace di riempire la lampada d'olio e seguirla, Lui ti porterà verso la meta. Tenetevi forte, l'olio si consuma, l'olio si consuma, ecco perché se provi ad affrontare le sfide di oggi con l'olio dell'anno scorso, sembra che Dio non è più con te. Hello? Cioè, ma prima funzionava. L'olio si deve aggiungere costantemente. L'olio mi parla del tuo rapporto con Dio, del tuo tempo con Dio, del tuo tempo con la parola, con la preghiera. L'olio si consuma. Quanti di voi siete andati mai al McDonald's? Se siete onesti, lo so che a nessuno ci piace, ma ci tocca andarci a tutti, è vero? Quanti è mai capitato di mangiare al McDonald's le patatine fritte con l'olio vecchio? Allora? Si sente la differenza, vero? Quando l'olio è fresco sono scrocchiarelle, quando l'olio è fresco hanno un buon sapore, ma quando sono vecchie si sente. È la stessa cosa nella tua vita. Quando c'è un olio che viene aggiunto costantemente, quando hai un rapporto con Dio quotidiano che opera, che funziona, che scivola, qualunque situazione tu incontri il lunedì, quella situazione sa bene che quantità di olio c'è nella tua vita, quella situazione sa bene che tipo di olio c'è nella tua vita. Vi siete resi conto che quando c'è una misura d'olio fresco nella vostra vita, le vostre preghiere sembrano delle lame? Tu dichiari qualcosa, bam! La sentita, la risposta già ce l'hai nel cuore, subito hai pace, subito ti viene da ridere. Perché? Perché la misura di olio che hai nella tua vita determinerà la velocità in cui riceverai da Dio. La misura d'unzione dello Spirito di Dio, perché di questo stiamo parlando, l'unzione dello Spirito di Dio, quanto spazio ha in te? Quanto spazio ha nella tua lampada? Stai curando solo l'aspetto esteriore o stai curando l'uomo interiore? Guardate questo verso, 1 Pietro, capitolo 3, verso 4, dice così: ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico agli occhi di Dio è di gran valore. Inizia così questo verso:
quello che c'è nell'intimo, nel più profondo dell'uomo. Un'altra traduzione dice l'uomo nascosto nel cuore. L'uomo nascosto nel cuore significa che ci sono due te in te. C'è l'uomo che è abituato a vivere senza olio, o la donna, e poi c'è l'uomo unto da Dio, che quando emerge prende il controllo di ogni cosa, che quando emerge vede i risultati che Dio vuole farti vedere. Non siate troppo silenziosi, perché stasera ne vedremo delle belle. C'è un nuovo te in giro e somiglia a Gesù. Cammina come Gesù, parla come Gesù, pensa come Gesù, prega come Gesù. È collegato col cielo, è collegato con Dio. E quello è l'uomo in cui devi investire. Quella è la persona che devi sviluppare. Perché quella cambierà la tua vita. Quella persona unita a Dio cambierà la storia della tua casa. Vi ricordate le 10 vergini? Erano tutte e 10 in attesa dello sposo. Quanti se lo ricordano? Fatemi vedere la vostra mano. Erano tutte in attesa dello sposo, di questa celebrazione, di questa festa. Ma 5 di loro erano avvedute e avevano comprato o accumulato olio in abbondanza. Le altre 5 erano disavvedute e non avevano accumulato l'olio in abbondanza. Davanti a Dio, ogni persona che non accumula olio, che non accumula preghiera, che non accumula unzione, che non accumula parole da parte di Dio, è uno stolto, è un disavveduto. Perché, dice la Bibbia, perché non sa se lo sposo tarderà. Wow! Certe promesse che Dio ti fa, tu pensi che arrivano subito. Tu pensi che domani si realizzano e allora ti culli sugli allori, smetti di pregare, smetti di proteggere anche quello che Dio ti ha dato in preghiera. Lo dai per scontato e poi lo perdi. Perché? Tutto quello che ottieni spiritualmente lo mantieni spiritualmente. Amen. Tutto ciò che ottieni spiritualmente lo mantieni spiritualmente. Quello che conta, come dice l'Apostolo Paolo, noi serviamo Dio nello Spirito. Noi serviamo Dio dove? Nello Spirito. L'uomo esteriore è di poca cosa. Noi lo aggiustiamo, lo abbelliamo, ce ne preoccupiamo, litighiamo se qualcuno ci offende. Ci dividiamo se non andiamo d'accordo. Cambiamo amicizie se c'è qualcosa che non va, cambiamo chiesa se c'è qualcosa che non è in linea con quello che noi crediamo, tutto basato sull'uomo esteriore, che la Bibbia dice si va disfacendo, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Dio vuole guidare la tua vita, ma com'è che Dio ti guida? Lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno, lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno. Dio vuole aggiungere olio alla tua lampada, Dio vuole aggiungere unzione alla tua casa, Dio vuole aggiungere unzione alla tua vita, e che ti devi predisporre. E certe volte per aggiungere olio alla lampada devi arrendere la lampada alle mani del Maestro. Certe volte per aggiungere olio alla lampada devi fidarti di colui che vuole fare un'opera, vuole mettere le mani sulla lampada. E questa è la parte più difficile. È la parte più difficile perché noi viviamo per ciò che sentiamo, viviamo difendendo, proteggendo, custodendo. Tu non mi capisci, io ho ragione, tu non sai, tu non eri lì. Non è quello che conta davanti a Dio. E soprattutto, tenetevi forte, non è quello che conta davanti al diavolo. Perché il nemico farà di tutto per farti inciampare nella vita spirituale. Perché finché rimani nella carne, gli sei indifferente. Lui farà di tutto per sabotare la tua vita spirituale. La vita spirituale ha un ritmo.
Prendi questa, è potente. La vita spirituale ha un ritmo. Quando tu preghi, quando tu inizi a pregare, ad esempio, tutte le mattine, come faccio io, mi smetto la sveglia prima e prego, do le mie migliori ore al Signore tutte le mattine perché voglio una parola da parte sua, voglio... Inizi ad avere un ritmo spirituale. La giornata inizia a cambiare, le tue parole iniziano a cambiare, il tuo modo di pensare inizia a cambiare. C'è un ritmo, come un'aquila inizi a cogliere il vento dello Spirito e lo Spirito Santo inizia a condurre la tua vita in modo soprannaturale. C'è un ritmo, il nemico teme il tuo ritmo. Perché se tu inizi a muoverti nel ritmo di Dio, nel ritmo dello Spirito Santo, quando il vento prenderà le tue vele, tu sarai inarrestabile. Siete con me, anche giù in fondo. Dio vuole soffiare nella nostra vita, vuole farci raggiungere nuove vette, ma non lo potrà fare finché saremo persone terra, terra. Finché saremo sempre a combattere con le cose di questa vita, sempre con le situazioni della vita, se lui ti può distrarre, lui ti può derubare. Tu sei un uomo soprannaturale, sei una donna soprannaturale, sei un essere spirituale, sei una lampada di Dio, l'olio di Dio in te, il tuo spirito è la sua lampada, tu sei unito a lui, puoi fare grandi cose con lui. Ma se il nemico ti può portare a pensare in modo naturale, costantemente sul tuo lavoro, in modo naturale, costantemente sui tuoi figli, in modo naturale, costantemente sulla tua salute, se lui ti riesce a portare a pensare sempre in naturale, lui ti può sabotare. Perché sarai tu stesso che non eserciterai quello che Dio ti ha dato. Sarai tu stesso che trascurerai la lampada, la fiamma. Ha voglia di gridare, buio, vai via, buio, vai via, buio, vai via. Spenderai ore e ore credendo di fare la volontà di Dio, quando Dio non ti ha mai detto di sgridare il buio, Dio ti ha solo detto di accendere la luce. Qualcuno dica gloria a Dio. Tante volte le persone dicono: come si fa ad avere più unzione? Imponi le mani su di me, fai qualcosa tu per me. Voglio avere più unzione sulla mia vita. Vuoi sapere come aumenta l'unzione sulla tua vita? Si deve rompere il guscio. Dio deve spezzettare tutte le ossa all'uomo vecchio. È sparito tutto l'entusiasmo. Dio deve, l'unico vaso che può trasmettere qualcosa è un vaso che ha delle crepe, è un vaso che lascia andare. Tutti vogliono essere usati da Dio per le moltitudini, ma non sanno che per essere usati per le moltitudini bisogna essere spezzettati in 5.000 pezzettini. E dicono: come si fa a crescere nell'unzione? Dio vuole che tu lo sappia, ma poi devi seguire i suoi metodi. Quanto costa? Quanto costa una bottiglia, una bottiglina d'olio d'oliva? 3,99, 5,99, quanto costa una bottiglina d'olio d'oliva? Noi gli diamo un prezzo perché la guardiamo da fuori, ma vallo a chiedere alle olive. Sai quante olive ci vogliono per fare un litro d'olio? 16 kg di olive. 16 kg di olive per fare un litro d'olio. E un'altra cosa ti dico, nella polpa non c'è quasi per niente olio. Nel lato esterno c'è acqua. La polpa è nell'osso. E per arrivare a fare un litro d'olio, a 16 kg di olive bisogna rompergli le ossa. Andate su Google se non ci credete, fate i compiti a casa.
E tu dici: quanto costa? 3,99 euro. Chiediglielo a quei 16 kg di olive a cui hanno rotto tutte le ossa, che sono andate sotto la pressa per spremergli quella goccia d'olio. Come fa Dio a ungere una vita? La deve passare sotto la sua pressa, deve spezzargli quel carattere rabbioso che non lo rappresenta, deve spezzargli quel modo di fare, come Giacobbe che era un imbroglione, Dio l'ha dovuto zuppare per trasformarlo in Israele, come Simone che era un uomo che parlava sempre, che le sapeva tutte lui, canna al vento, trasportato quella là, l'ha dovuto spezzare per trasformarlo in una pietra, in una roccia. Vuoi ancora l'unzione? Non costa 3,99, ti costa tutto. Ti costa ogni giorno della tua vita, ogni scelta, ogni decisione. Certo, a volte sbaglierai, ma l'unzione ti farà rialzare. Certo, a volte cadrai, ma la lampada resterà accesa. Sapete quanti stanno ricevendo stasera? Sapete, c'è quel verso che ho usato stamattina e mi ha toccato tanto, in 1 Samuele 3, il verso 3. Eli non era perfetto, Eli aveva sbagliato tanto, aveva dedicato la sua vita al servizio a Dio, ma non aveva fatto tutto bene. E quello che mi ha colpito è il verso 3, che dice così: la lampada di Dio non era ancora spenta. Forse tu hai sbagliato come Eli, hai fatto tanti errori. Dio ti aveva chiesto delle cose e non l'hai fatte. Dio ti aveva chiesto dei passi d'obbedienza e non l'hai fatti. Dio voleva spezzare quel lato del tuo carattere per il tuo bene, non per il tuo male. Ti sei ribellato. Ma voglio dirti una cosa: la lampada non è spenta. Voglio provare di qua. Ho detto che la lampada non è spenta. Non è finita finché Dio dice che non è finita. Tu puoi rinfiammare la tua vita con l'olio di Dio. Tu puoi rinfiammare la tua... Riprenditi la tua famiglia con l'olio di Dio. Riconquista la tua salute con l'olio di Dio. Riprendi in mano il tuo destino con l'olio di Dio. La lampada è ancora accesa. Non importa come ti senti, la mente mente. Non importa che cosa ti dicono i sentimenti sentimentano. Non importa quello che le persone dicono attorno a te, quello che conta è quello che dice questa parola. La sua parola dice che la lampada è ancora accesa. La sua parola dice che cielo e terra passeranno, le sue parole non passeranno. La sua parola dice: se Dio è per te, chi sarà contro di te? Oh wow, questo è il mio Signore, questo è il mio Signore. Lui chiama e non si pente di aver chiamato. Lui crea, soffia il suo spirito e non si pente di averlo soffiato. Lui lo lascia lì, lui lo lascia lì, lui lo lascia lì. È come quella, lui dice: io non spegnerò il lucignolo fumante. È come quella fiamma che è al minimo, ma se tu ci vai vicino e ci soffi un po', se tu ci vai vicino con un po' di legna nuova, con un po' di, come on somebody, con un po' di materiale nuovo, un soffio dall'alto rincendierà di nuovo la tua vita. Tu sei destinato ad essere una fiamma per il Signore. Tu sei destinato ad essere una fiamma che brucia per il Signore. Come on somebody. Ci vogliamo alzare in piedi per tutti quelli che vogliono portare la loro offerta decima. Facciamolo in questo momento. Alleluia. Tu sei una fiamma accesa. Tu sei una fiamma accesa. Tu sei una fiamma accesa. Dillo insieme a me: la mia fiamma è accesa. La mia fiamma è accesa. Io ardo di passione per te, Signore. Ardo di passione per te, Signore. Stasera pregheremo per un fuoco nuovo che scenderà sulle nostre vite. Un fuoco nuovo che scenderà sulle nostre vite. Yeah!
farti proclamare, testimone di Gesù sarò. Riempi la mia lampada, Signore, con l'unzione del tuo spirito, per poterti proclamare, testimone di Gesù sarò. Senti che devi farlo. Vuoi chiedere a Dio di riversare olio fresco sulla tua vita? Vuoi chiedere a Dio che da stasera ci sia un riprendere in mano quell'aratro, un riprendere in mano quella lampada, un ricercare quell'olio? Noi vogliamo pregare non per te, ma con te, perché non sarà una preghiera che farà tutto,
ma la preghiera sarà una consacrazione, un momento di inizio, una iniziazione verso un nuovo viaggio della tua vita, dove affronterai le situazioni con l'olio di Dio, con la fiamma alta. E allora, se stasera con la varietà, la abbondanza di ministri di Dio che abbiamo qua, se stasera vuoi che preghiamo insieme molto velocemente, lascia il tuo posto, vieni qui davanti, vogliamo pregare tutti insieme, tutti quelli che hanno questo desiderio. Ma è qualcosa che viene dal tuo cuore, che tu sai questa parola è per te, sai questa parola è per te, allora non esitare oltre. Dedicheremo solo 10 minuti a questo momento. Venite avanti velocemente, olio fresco, olio fresco, olio fresco dal cielo. Yeah! Voglio di più del tuo olio fresco, su di me il tuo potere. Voglio vederti in mezzo a noi, finché il mondo creda che tu sei il Signore. Voglio di più del tuo olio fresco, tuo potere. Voglio vederti in mezzo a noi, finché il mondo creda che tu sei il Signore. Voglio di più del tuo olio fresco, su di me il tuo potere. Voglio vederti in mezzo a noi, finché il mondo creda che tu sei il Signore. Voglio di più del tuo olio fresco, su di me il tuo potere. Voglio vederti in mezzo a noi, finché il mondo creda che tu sei il Signore. Tutti voi che siete qui davanti, e anche chi è nell'assemblea, alziamo le nostre mani al cielo. Voglio chiedere ai pastori, ai ministri, di venire avanti ad aiutarmi a pregare. Tutti voi che siete anche lì dal posto, se dovete venire, questo è il momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi reclamiamo in questo momento un cielo aperto, Signore, in questo luogo. L'olio fresco che scorre dal cielo, l'olio fresco che rinvigorisce la fiamma, l'olio fresco che porta, Signore, nuove passioni, nuovo coraggio, il soprannaturale nella nostra vita. Nel nome di Gesù, mentre i pastori ministrano, rilascia il tuo olio, Signore. Da Signore, con l'unzione del tuo spirito, per poterti proclamare testimone di Gesù sarò. Riempi la mia lampada, Signore, con l'unzione del tuo spirito, per poterti proclamare testimone di Gesù sarò. Riempi la mia lampada, Signore, con l'unzione del tuo spirito, per poterti proclamare testimone di Gesù sarò. Riempi la mia lampada, Signore, con l'unzione del tuo spirito, per poterti proclamare testimone di Gesù sarò.